Sono tornato o non sono tornato? No, ma è sì o è no? Io sto seriamente pensando di non continuare. Facciamo così, fingiamo che non è successo nulla e diciamo insieme... Padre nostro, che padre nostro? Anno nuovo, vita nuova. Anzi, video nuovo, sigla nuova. Ah, era così. Ah, video nuovo, sigla nuova. Sigla nuova. Ciao a tutti, sono tornato a fare video su YouTube, tanto farò sì e no 10 visualizzazioni. Assai più poche. E proprio in queste settimane dove si parla solo di Miss Italia e di un giapponese scemo, io vado controcorrente. Proprio perché tanto farò poche visualizzazioni, quindi... E chi sono fu? Ma di Miss Italia? No, dite che non fa visualizzazioni. Niente, in questo video voglio parlarvi di rapporti interpersonali, che non ha nulla a che vedere con internazionale, con internet e con l'Inter. Ecco, dopo sta cavolata direi di iniziare. Il discorso è basato su fatti realmente accaduti, quindi... Ma non riesco a cominciare! Avete ragione. Stavolta avete ragione. Analizziamo le varie tipologie di rapporti interpersonali che possiamo incontrare nella nostra vita. Partendo da un presupposto che siamo quasi mai conoscenti, ma sempre fratelli. Frate. Iniziamo quindi con lui, l'amico di mille giri, quello di tante birre, di serate in discoteca e il partner di corteggiamenti. In pratica, colui che quando c'è la buona con l'amica brutta, tu agganciavi, lui si inseriva nella trattativa e alla fine a te toccava l'amica brutta. Quello che si farebbe il tatuaggio con il tuo nome e ti direbbe: se la gente mi dovesse chiedere e se litigate, la mia risposta dovrebbe essere appunto che litigheremo a causa di quel tatuaggio. I compagni a te, cucchillo cos, ma fossi scemo. Sube, Gianni ha azzeccato i congiuntivi. No, dico proprio azzeccato. Rispondi con un commento e i primi 10 che indovineranno vinceranno un... Insomma, lui che non ti abbandonerebbe mai. Ciao fra, sto male, mi è morto il pesciolino rosso. Perché non vieni un po' qua a farmi compagnia? Ho bisogno di un amico. Scusami, ma ora non posso. Sono in macchina con mio fratello Pasquale. Abbassa la ci vediamo domani. E che stai venendo come una pattina a varca tour? Ecco, un altro dei classici rapporti. E vi sfido a dire che non vi sia mai capitato. Estate, dopo inverni freddi e difficili. Quasi sempre il nostro inverno si conclude con la depressione. Parliamoci chiaramente. Il nostro amico ci ha deluso, la ragazza ci ha lasciato. Siamo soli, siamo depressi e siamo tristi. Come il tempo, insomma, che è inverno, quindi il tempo è triste. Noi siamo tristi con l'inverno. Tutto questo finché non arriva finalmente l'estate. Incontriamo persone che sembrano essere proprio quelle della nostra vita, la nostra anima gemella, i nostri amici per sempre. E poi c'è lei, la celebre frase: ti prometto che in inverno ti cercherò, ti troverò e ti incuo. All'inizio tanti messaggi al giorno, tanto sole, cuore, amore, salsiccia e pummarola. Dopo qualche settimana ci sente una volta al giorno, poi una volta a settimana, poi una volta al mese. E poi se tutto va bene vi sentite per gli auguri di Natale. E ogni tanto pure a Pasqua. Detto anche Peugeot per i suoi dovuti e frequenti crampi alle mani. Sì, guaiù, il tirchio, lo spilorcio, chiamatelo come cavolo vi pare. È il classico amico che esce di casa con i soldi contati. Se succede l'avvenimento più unico che raro che dovesse prendere lui la macchina, a benzina ci ha metto tu. Giustamente. Il caffè non si prende a meno che non lo offri tu, visto che lui ha la banconota intera, quindi non può cambiarla sino per di valore. Il tutto non va più oltre una pizza o qualche giro, a meno che non investi tu. Alla fine, più che un amico, siete andati proprio tutto legali, sto aglione. Ci manca solo che gli dia la paghetta e vai a fare i colloqui con la famiglia e ti può tranquillamente chiamare papà. Quello che esce con il macchinone, che vuole andare nelle zone in, bere Moët e Don Perignon, e tu al massimo di una bicicletta. Se ti va bene 2 euro per il caffè, è l'unico Perignon che conosci è Gigino. Sono Gigino Don Perignon, tenga in otto male l'indiccianovel. Allora a quel punto, o cambi amicizia, o cambi lavoro e ti metti a fu spacciatore, perché per sostenere le spese di questo elemento l'unico modo è fare lavori illegali, visto che tu non sei il figlio di Berlusconi, né di Bill Gates, né di Onassis. O al massimo se ha una sorella carina ci fai un pensierino. Ma anche in quel caso, visto che per conquistarla dovresti come minimo portarla in un ristorante carino, quindi costoso, fare regali eccetera eccetera,
meglio che rimane solo pensiero. Paragosi, se pensa a ste cose, cani spacciatori. Va bene. Sono quella tipologia di compagnie che vogliono fare tutto ciò che va al di fuori della massa e invece fanno esattamente quello che fa tutta la massa. E alla fine sono solo una massa di scema. Perché ora va così di moda essere alternativi che l'alternativa stessa è essere uguale a tutti per essere diversi. Sì, lo so, è complicato il discorso spiegato così. Casomai mi scrivete in un commento se avete capito. Sono quelli perennemente fidanzati che ogni volta che tornano single, tornano agli amici esclamando: questa volta, da oggi in poi, penserò soltanto agli amici. Fino al giorno in cui vi comunica che si è fidanzato nuovamente, esclamando che questa volta sarà totalmente diverso da quelle passate. Sì, è diverso. Se prima ogni tanto un messaggio su WhatsApp ve lo mandava, adesso addirittura cambia numero perché alla ragazza dà fastidio. Su questa tipologia invece ne ho veramente la parte sottostante alla zona pubblica piena. No, 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 non mi fermate. Sta sfumando questa cosa! Che non sono i fratelli maggiori del Sapientino. Sono quella tipologia di persone che hanno fatto sempre tutto e meglio degli altri, quando poi alla fine fondamentalmente non se ne fa manguca. Soprattutto li vede esordire con un classico e scontato: io sono un ragazzo umile. Solo che per loro umile è l'aggettivo qualificativo di umiliare. Sì, dimenticavo, il più acculturato di loro al 90%, al massimo alla terza media, quindi non è difficile che sta cosa che ho detto la pensi davvero, eh. E sono quelli che, se siete voi due da soli, sono i classici cani bastonati che si comportano veramente da amici fraterni. Se invece si è in comitiva, in gruppo, devono fare il loro show di cabaret prendendo in giro tutti, soprattutto gli amici con cui sono più legati. E se tu magari glielo fai notare, se ne escono con la solita frase sussurrata, perché giustamente gli altri non devono sentire, dicendo: vabbè fra, ma lo sai che ho scherzo? No, e sinceramente non lo voglio manco sapere. Sono quelli che insomma... Insomma, avete capito la tipologia. Il video a questo punto è finito. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un commento qui sotto, in fondo, non a destra perché quello è il bagno. Se siete nuovi ad un mio video e è stato di vostro gradimento, vi chiedo di lasciarmi pareri e considerazioni. Se invece il video non ti è piaciuto, fatti i fatti tuoi. Per te, proprio per te, te che sto indicando, che già mi seguivi prima, visto i piccoli cambiamenti e le piccole novità, mi piacerebbe sapere, secondo te, i pro e i contro di queste novità e di questi cambiamenti. Ma senza impegni, insomma, se vuoi, tranquillamente. E infine, non per importanza, vi invito anche a condividere. Ma anche queste senza impegni, tanto alla fine sono solo 10.000 euro a condivisione che vi do io personalmente. So quattro soldi, insomma. Questo è bello, eh? Ciao belli, e ci rivediamo. Forse. Chi lo sa. Goodbye.